Ciao ragazzi, sono tornato e sono di nuovo qui con TechnoYouth Weekly per mostrarvi le migliori notizie della settimana dal mondo della tecnologia. Partiamo oggi con l'iPhone 6, bene, più che altro con la Blendgate, questa challenge, si può dire, che sta impazzendo su tutti i social network della rete. Diciamo che un ragazzo mettendo l'iPhone 6 Plus in tasca si è accorto che si è piegato di un paio di gradi. Da lì è partita questa moda di piegare il proprio iPhone. Ci sono centinaia, migliaia di video su YouTube di persone che pregano i propri iPhone per far vedere che sono strutturalmente deboli. Cosa ne penso? Beh, insomma, l'iPhone è davvero sottile. E anche se l'Apple può aver sbagliato con questi nuovi iPhone, non si può accusarla di aver fatto un brutto telefono. Perché comunque qualsiasi telefono voi prendiate, ci applicate una forza come si vede nei video, cioè perché comunque non si piega facilmente, voi dovete applicarci una forza. Qualsiasi telefono fatto in policarbonato, alluminio, tenderà a piegarsi anche se di pochissimi gradi. Per cui secondo me questa qui è semplicemente cosa inutile per accusarla Apple. Mi dispiace per la Apple, anche se non sono un suo grande fan. Oh, finalmente è uscito BlackBerry Password. BlackBerry è ritornata alle tastiere fisiche, cosa che molti amanti di BlackBerry aspettavano da tempo. Inoltre ha un formato davvero molto particolare, 4 terzi, che a detta di BlackBerry e da moltissimi test che ci sono già in rete, sia ottimale per la visualizzazione di pagine web e di documenti Word, Excel e PowerPoint. Quindi un grande ritorno di BlackBerry nel campo business. Bene, Nokia 930, rollout per un nuovo aggiornamento Windows 8.1. Questo che al momento è il top gamma di casa Microsoft è davvero un telefono potente, fluido e efficace nel suo campo. Bene, la casa Microsoft sta appunto per rilasciare un nuovo aggiornamento che porterà una maggiore stabilità del sistema e molte altre migliorie che potete scorgere nell'articolo sul nostro sito. Comunque ci aspettiamo di piccole innovazioni, piccoli miglioramenti che renderanno l'utilizzo di questo device ancora migliore di quello che è adesso. Squadra vincente, squadra che non si cambia. Possiamo dire che è quello che sta facendo Samsung. Infatti, Samsung Galaxy S3 è in commercio da moltissimi anni, anche grazie a una sua versione rinnovata dell'S3 Neo. Però gli mancava una cosa, cioè l'aggiornamento a Android 4.4.4 KitKat, cosa che però in questi giorni è avvenuta. Infatti Samsung Galaxy S3 ed S3 Neo è stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.4 KitKat. Peccato che è solo in Corea. Ma ovviamente chi poteva pensare che questo aggiornamento restasse solo in Corea? Infatti, grazie alla grandissima community di XDA c'è stato un porting anche sugli altri device in tutto il mondo. Soltanto che questo porting ha un piccolo problema, che la parte telefonica non funziona, quindi cioè, lo potete usare come tablet. Comunque speriamo che molto presto questo aggiornamento verrà rilasciato anche in tutto il resto del mondo, portando avanti comunque quel gran telefono che ha rivoluzionato il mondo Android, che è Galaxy S3, che continua a essere un telefono vendutissimo anche per il prezzo contenuto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci rivedremo la settimana prossima. Ciao!